Ciao amici, oggi salutiamo Tao Visual, l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti che ogni giorno ci guida, ci ispira e ci segue nella nostra attività professionale. Oggi parliamo della normativa sulla privacy e sui ritratti. Spesso pensiamo che per realizzare dei ritratti, specialmente ai minori, occorra delle autorizzazioni. Allora, bisogna dividere le due principali fasi, che sono la prima fase è la fase della ripresa, la seconda fase è la fase della pubblicazione. Sono due mondi completamente diversi e spesso si creano dubbi proprio perché si pensa che siano due mondi uniti. Allora, la fase della ripresa è quella in cui proprio effettuiamo lo scatto fotografico, quindi il soggetto, sia che si metta in posa che non si metta in posa, fa parte dello scatto fotografico, quindi compone l'immagine. Sia che il soggetto sia consapevole che non ne sia consapevole di essere fotografato, in nessuno di questi casi necessita il consenso, cioè l'autorizzazione, neanche se la fotografia viene fatta a minori. Quindi non perché sono minori necessita l'autorizzazione dei genitori per la ripresa fotografica. Quindi io posso tranquillamente con la mia macchina fotografica effettuare fotografie a chiunque, sia maggiorenni che minorenni, sempre che non poi li ritragga in una situazione che sia lesiva per la sua identità, per la sua immagine, quindi non so, nella sua vita privata, mentre compie delle azioni private, intime, sue. Quindi logicamente c'è sempre una moderazione nelle azioni che dobbiamo compiere nel rispetto dell'immagine, della figura altrui. Tornando al momento della ripresa, non devo avere nessuna autorizzazione per poter compiere lo scatto fotografico. Quindi anche ai fini civilistici non necessita una particolare autorizzazione per eseguire ritratti ai minori. Cosa diversa è invece la fase della pubblicazione. Pubblicare un ritratto significa rendere noto ad un pubblico indiscriminato. Cosa ben diversa è la pubblicazione. Pubblicare un'immagine, un ritratto, significa esporlo ad un pubblico indeterminato, ad un pubblico non controllato e quindi a tutti. Questa è la pubblicazione. Quindi pubblicazione è esporre lungo la via un ritratto di un soggetto. Ecco, quello è un'esposizione ad un pubblico indiscriminato, quindi chiunque passa lo vede. Quindi non abbiamo modo di definire il pubblico che potrà vedere il nostro ritratto. Quindi chiunque passa lo vedrà. Questo è il tipico esempio di pubblicazione. Avete capito bene la differenza tra realizzare un ritratto, il momento dello scatto, la ripresa fotografica che non può essere vietata e né autorizzata, cioè non serve l'autorizzazione. Per la pubblicazione necessita l'autorizzazione del soggetto ritratto a farsi esporre, quindi a essere pubblicato. La stessa cosa vale per i minori, cioè non è che perché hanno un'età inferiore ai 18 anni hanno delle normative più ristrette. L'immagine della
del soggetto è sempre quella, o che sia piccolo o che sia settantenne, ottantenne, centenne. L'effigie è sempre l'immagine di una persona. Un altro dubbio è sorto con l'introduzione della norma sulla privacy. La nuova norma sulla privacy non definisce le normative sulle immagini, sulle fotografie, ma abbraccia il campo della sicurezza dello stoccaggio dei dati personali. Ecco perché la nuova norma sulla privacy non ha cambiato niente sul mondo fotografico, ma valgono sempre le vecchie norme sull'autorizzazione alla pubblicazione. Bene, allora con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!